Ebbene, la gente, il doc è qua presente, come tutti i giorni, di prassi ormai. Buongiorno, buongiornone. Sto cazzo e sto cazzone, regà. Regà, io sono a pezzi, sembra che mi ha picchiato Mike Tyson, però spero che voi state bene, ma state in occhio perché gira sto virus, è un bel dito nel culo, è un bel dito nel culo. A parte questo, raga, a parte questo, cioè, dato che sto male e continuo a fare il video, un'iscrizione così, pam, subito, istintiva, deve arrivare a gratis, che non è che so che non dei soldi, è a gratis, deve arrivare. Comunque, a parte questo, raga, ieri partitone, parmacotto, no, gran biscotto. Raga, ieri è stata abbastanza... Un biscottone. Io la vedo così. Armacotto, gran biscotto, perché mi ha puzzato un po' 3-0-3-3. Ma va bene, ma me lo prendo. Sono felice, vaffanculo. E tutto quanto. Anche se un pochino mi ha puzzato. Ah, vabbè. Dettagli. Tanto non hai falsato niente. Rimani sempre lì. E buona re. A parte questo, andiamo sulla però aspettate, prima di andare sulla questione Allegriani voglio spezzare una lancia per ma sia Thiago Motta con un Bologna magnifico, sia anche per Montero che comunque negli spogliatoi si fa sentire e finalmente cambia modulo, anche perché se voi fate caso ieri, adesso tra biscotto, tutto quello che volete, però guardiamo un attimo, Bologna gioca un calcio spettacolare, Bologna è proprio un piacere vederlo, è tutto l'anno che lo dico, è tutto l'anno che lo guardo, e chi dice il contrario di calcio non capisce un cazzo. La Juve ieri gioca come sempre, ma ha giocato fino ad adesso. Questo che cazzo fa? Che cazzo fa? Si è fermato senza un senso logico. Comunque, la Juve gioca un gran calcio. Cioè, la Juve gioca di merda. Se è un gran calcio, ormai mi sto ripetendo. Ma ricoglio di voi. La Juve gioca di merda. Il primo tempo gioca come ha giocato tutte le altre partite. 5-2, non ci ha capito un cazzo. In 11 minuti Bologna ti ha suonato la rumba. Poi però il secondo tempo prende il terzo. Poi però Montero finalmente, che perché non l'ha fatto all'inizio non lo so, ma va bene, Montero finalmente gli scende la catena e gioca col 4-3-3 e tutta la Juventus cambia, diventa praticamente un'altra squadra, perché comunque attacchiamo di più, attacchiamo meglio, Chiesa torna a fare il suo ruolo, che è sempre importante. Quando Chiesa va a fare il suo ruolo noi siamo tutti più felici. Ildiz gioca finalmente, entra Milik, perché Vlahovic non lo so, Vlahovic ieri non mi ha convinto troppo, però Milik poi trova una perla su un calcio piazzato e via così. Perciò quando si cambia il modulo la Juve inizia a giocare e noi godiamo, perché comunque sai, inizia a giocare, finalmente vedi qualcosina in più. Poi che il Bologna sia calato apposta, non apposta, raga, questo non lo so, però la Juve inizia a giocare. Ora passiamo agli Allegriani. Allora, io voglio dire una cosa all'Allegriano. Allegriano, ascolta. Perché già ieri stavi uscendo come i funghi. Già io avevo la chat ieri in live, avevo la chat piena di gente che mi diceva: hai visto, è andato via Max? Hai visto, non era Max il problema? A qua, a là, a su, a giù. Montero out. Ma questo è successo a tutti quelli che ieri hanno fatto la live. Allora,
Io voglio dire una cosa, raga. Voi pensate davvero che la Juve va via Allegri, arriva Pinco Pallino, non quello che deve comprare l'Inter, eh. Il Pinco Pallino è un detto. Arriva Pinco Pallino con la bacchetta magica e dice vada che lavora! E sistema tutto. E raga, non va così, cioè. Non va così. Cioè, questo ve lo dovete mettere in testa. Chiunque arriva, anche se arriva Jürgen Klopp, ti faccio un esempio, un grande allenatore, ma anche che arriva lui ha bisogno di del tempo per riformare tutto, perché ci sono ancora le macerie lasciate da Allegri, che poi alcuni giocatori non siano da Juve, facciano cagare, vi posso anche dar ragione, però aspettiamo. Raga, abbiamo aspettato Allegri 3 anni, gli abbiamo dato 3 anni di tempo. Era il vostro dio sceso in terra, non si poteva toccare. Juventino vero, stile Juve. In 3 anni ha vinto la Coppa Italia. Ed è stato mandato via, giustamente. Giustamente. Perché poi adesso chi mi dice che ah no, Allegri non doveva essere mandato via, è una cazzata. Comunque, in 3 anni, ha vinto una Coppa Italia. Il grande Max, benissimo. Almeno sti giocatori diamogli il tempo di passare un anno con un altro allenatore. Se poi fanno cagare, avete ragione, gli si manda a fare in culo. Poi è vero comunque che non è che adesso che dobbiamo rivederli ci teniamo la stessa squadra e non facciamo acquisti. La campagna acquisti deve essere fatta, perché il nostro centrocampo è inesistente, dobbiamo puntellare la difesa. Forse l'unica cosa che abbiamo di buono è l'attacco, perché poi rientra anche Soule. Se mai vendi Milikan, prendi una seconda punta un po' più incazzata. Comunque, queste sono tutte cose, pensieri che si fanno alla fine. Si fanno alla fine, ok? Quello che voglio dire io all'Allegriano è che adesso si deve tifare Juve, adesso non, cioè non può nascere un'altra guerra. L'Allegriano che dice ah no, però la Juve adesso io Allegri doveva rimanere con noi, incredibile, qua e là, su e giù, la Juve e raga, cioè io vi voglio bene, però cioè, se davvero adesso iniziamo a far così è finita, cioè, se facciamo un'altra guerra tra di noi, vabbè raga, lo lascio perdere, perché non ha senso, cioè, non ha senso raga, cioè, se è questa la storia a cui tutti stiamo pensando, lasciamo perdere, cioè, abbiamo tifato Allegri, benissimo, adesso si tifa il prossimo allenatore, punto e basta. Cioè, un allegriano che incomincia a dire queste cose, cioè, se davvero stai andando di nuovo contro la Juve per Allegri, come ho mandato a fanculo gli anti-Allegri tipo Avzim che si mettevano alla maglia della Juve e ti favano conto, manda a fanculo anche voi, dovete andarvene tutti alla Juve, raga, si tifa Juve, non si tifano i singoli, se no raga guardiamo il tennis, è una squadra, si tifa intera, punto. Raga, io spero che ci ricompattiamo, perché siamo ridicoli. Poi che si fanno i cori ancora per Allegri, per l'amor del cielo, perché è stato mandato via, secondo alcuni, nel modo sbagliato. Non dico questo, va bene, ognuno fa il cazzo che gli pare. Però, raga, è inutile che uscite tutti quanti, allo scoperto, anche Opini, fine primo tempo. Opini, cioè, hai perso... Cioè, io, fino adesso, ti ho guardato. Non mi sei mai dispiaciuto, però, Opini... Ieri hai fatto una di quelle figure di merda epocali. Cioè, quindi stai zitto piuttosto. Cioè, il primo tempo hai parlato, è successo tutto il contrario. Evita di dire delle cazzate. Cioè, vabbè, tra vedere i tweet di Opini. Squadra senza identità, quello che ha pagato è solo l'allenatore. Adesso di cosa parliamo? 3-0. 3-3. Dovresti aspettare. Comunque, raga, iscrivetevi al canale, voilà, sono distrutto. Spero che gli allegriani e i non allegriani si riuniscano e ritornano ad essere juventini.
Perché, raga, vedere la tifoseria Juve divisa così è veramente, veramente qualcosa di ridicolo. E dovete dare del tempo, perché la Juve la vedrete verso dicembre barra gennaio. Prima di quello lì non la vedrete, vedrete dei cambiamenti lì, chiunque sia l'allenatore. Ha bisogno di tempo e glielo dovete dare. È inutile, ci sono le macerie ancora di Allegri, è inutile. E poi vedremo se aveva ragione chi diceva che doveva rimanere allenatore e chi se ne doveva andare, ma chi aveva ragione o meno ci deve ritornare a essere Juventino, che se no non ha neanche più senso. Vi voglio bene, ragazzi, iscrivetevi, va là.